Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come avete visto nello scorso video, la casa che io e Jimmy andremo a ristrutturare è molto umida. Le pareti sono ammuffite, c'è acqua che ha stagnato, eccetera. Quindi la casa deve respirare, i muri devono respirare. Non so cosa significa quando qua i muri hanno i polmoni, ma va bene uguale. Io ripeto quello che sento dire. Soprattutto userò molto la parola spicchiettamento, che significa togliere l'intonaco dai muri affinché respirino. Più respirano, soprattutto prima dell'estate e prima dell'inizio dei lavori, meglio è. Una cosa fondamentale che dovevamo fare e che stiamo quasi ultimando di fare è sgomberare gli ambienti. Eliminare tutto quello schifo che avete visto nello scorso video. Cataste di vestiti ferme lì, imbalsamate da 15 anni, lo abbiamo fatto. E in questo video vi faccio vedere alcune clip dell'inizio dello sgombero. Però devo dire che sgomberare gli ambienti, vederli pieni e vuoti, dà una soddisfazione incredibile. A voi video. Buongiorno, oggi 26 febbraio, quasi passato un mese dall'ultima volta, siamo tornati in campagna e oggi per la prima volta apriamo le finestre. C'è una temperatura e una luce tale da poter incominciare a aprire le finestre e arieggiare perché c'è molta umidità. Abbiamo aperto il portone di quella che sarà la cucina. Questo è il portone che dà sul retro e su quello che sarà il giardino e l'orto. Per ora si vede soltanto il resto di quello che abbiamo tagliato del bambù, che non voglio nemmeno vedere se sta ricrescendo perché io e il bambù abbiamo litigato. Comunque, praticamente dal giardino c'è questa porta d'ingresso che mi immagino una vetrata bianca, eccetera. E si entra in quella che adesso è una cantina, ma che in futuro sarà la cucina. Poi praticamente da qui si passa in quella che penso che qui non ci sarà mai più un passaggio perché verrà fatta la scala. Questa scala verrà allargata, rifatta e tutto. E poi questa è la porta d'ingresso, questo è l'ingresso, sarà l'ingresso principale. Questa prima stanza. Adesso è questa porticina che va in questo, cioè guardate, hanno lasciato di tutto. Va in questo sala da pranzo e poi qua dietro c'era una camera da letto e questo sarà il salotto, quindi mi immagino la libreria, delle poltrone, qui la TV, insomma. Che disastro, che disastro. Mentre di qua, in quella che adesso è la cucina, quindi passando dall'ingresso, tornando indietro, questa che è la cucina, questa praticamente voglio buttare giù tutto, arrivare di là con una piccola nicchia perché è un muro portante e fare la mega sala da pranzo. Devo dire che sono abbastanza contenta perché la vedo molto luminosa. E per me era una grande preoccupazione. Le finestre sono piccole, purtroppo non si possono ampliare tantissimo per piani regolatori, eccetera. Quindi vederla adesso di giorno, comunque, ok, sono le 2, quindi c'è una bella luce, bella intensa. Comunque vederla bella così luminosa mi rende felice. Poi ovviamente sarà sempre più luminosa perché verranno fatti i colori, l'arredamento, eccetera. E lo voglio studiare in modo da renderla sempre il più luminosa possibile. Quindi vederla luminosa ora mi rende molto felice. E basta, il bagno al piano terra sarà lì. Praticamente sì, no, non c'è una porta, non c'è nulla perché di là, dall'altra parte di là c'è un ambiente e quell'ambiente adesso è un pollaio. Nessuno c'è mai entrato perché è chiuso con un lucchetto, ve lo faccio vedere. Praticamente adesso bisogna uscire. Vedete che caldo che fa. Bisogna uscire e è questa porticina qua. Quindi, però c'è un lucchetto, nessuno ha le chiavi e noi non siamo ancora entrati. Però essenzialmente questa è parte di una torretta e qui in questo ambiente voglio ricavarci il bagno. Quindi questo è il piano terra, oggi ci focalizzeremo solo su questo e cercheremo di
Incominciare a fare robe, ce n'è talmente tanto che non so nemmeno da dove iniziare. Per ora l'obiettivo è iniziare a sgomberare, pulire, sistemare, mettere da parte ciò che serve, buttare ciò che non serve e incominciare ad areare la casa. Per la prima volta apriamo il pollaio. Ho trovato le chiavi e adesso le sto Vedere cosa c'è. parlando degli attrezzi. Olè, come se ci mancassero gli attrezzi. Questo sarà il bagno. Quanto è alto? Molto. Voglia. Guardami, non sei contento di essere nel tuo bagno? Proprio. Vedo il piano superiore essenzialmente per. Cazzo, sei scemo! Oddio, Più che altro perché pensavo che stesse cadendo qualcosa da crollasse. sopra. Che cos'è questo? Non lo so. Buongiorno, oggi 21 aprile 2021 e siamo venuti perché deve venire quello del tetto a fare i saggi per vedere il tetto. Insomma, una cosa che non avevo fa mai fatto vedere e che vedo adesso per la prima volta è il fienile. Perché è passato quello a tagliare gli alberi e ce ne ha un pochino liberato. E io vi giuro, non sono mai nella mia vita stata qua dentro, perché anche quando ero piccola era messo male e non era agibile. E eccolo qua, è venuto a Jimmy, tagliare. abbiamo anche il letto già fatto, ma di che ti lamenti? Calze a scarpe, cioè, potremmo venire a dormire qua. Abbiamo chissà che cosa, che cadavere ci si trova nell'armadio. Ne Davvero. apri una, vediamo. Oh, vai, abbiamo anche le copertine. Se c'è freddo non ho problemi. Oh, mamma mia, come si fa? Come si fa? Che animali. Mamma. Quando si dice essere morti di amore buio. Cava dentro. E ci sarà pure la borsa per Oh, viaggiare. bada lì. Magari c'è anche Magari c'è la qualche biancheria. prodotto. Le mutande. Le mutande fanno sempre comodo, ma no. Schifo, tutto bagnato. È bagnato? Perché è bagnato? Cioè, pesa due quintali. No, Piano. vabbè, dai, terribile. Ma si è sfaldato, ma cioè, si è sfaldato il coprite, il telo copri rete. Cioè, no, vabbè, non ci credo. La quantità d'acqua Sembra un assurda. mummificato comunque. No, vabbè, ma aspetta, ma quella è la traccia. Abbiamo svuotato la legnaia che c'è qui accanto alla casa. La faccio vedere. Adesso la vedete un pochino riempita, ma adesso vi metto anche una foto di com'era questa mattina. Questa era piena di cocci e alberi, insomma, l'abbiamo tutta svuotata questa mattina e adesso la stiamo riempiendo con le cose da portare nel tempo in discarica. Probabilmente verremo con un furgoncino e caricheremo e porteremo in discarica. È una cosa devastante, veramente devastante, però vi faccio vedere la cucina che abbiamo tutto un po' risistemato e adesso dobbiamo mandare le foto perché abbiamo raccolto tutti gli oggettini vintage, eccetera, che secondo noi non meritano di essere buttati e che meritano una seconda vita. Ad esempio questo me lo porto io via perché è bellissimo. Quindi stiamo facendo un po' una cernita e la situazione con cucina è decisamente migliorata. Ma soprattutto ci tengo a farvi vedere la mia gioia di oggi. Ho totalmente svuotato questa stanza, che era veramente quella messa peggio con il letto marcio, il divano marcio. Qui si vede che c'è molta umidità ed è praticamente tutta la roba che poi abbiamo messo lì da portare alla discarica. E sono molto soddisfatta. Questa cosa mi ha dato tanta soddisfazione.
meraviglia, quella fantastica. Allora, di sicuro ci saranno tante piantine. Tante. Questa mattina ci siamo dedicati alla sala, alla stanza sopra, una delle future camere da letto, tutta vuota. C'erano materassi pesantissimi, frame del letto di ferro che abbiamo bellamente buttato giù dalla finestra e vabbè, sotto ovviamente c'era una sdraio, quindi no problem. E questa stanza è liberata. Oggi abbiamo fatto questo, abbiamo continuato a liberare sotto e in realtà adesso, se riusciamo, anche se è un po' complicato, dobbiamo spostarci in non tanto questa stanza che è già tutta vuota, però è pericolante, come vedete c'è un buco, bisogna arrivare là dentro e riuscire in qualche modo a tirar fuori la roba che c'è, perché anche lì in qualche modo bisogna liberare. Qui immagino un bagno. Puoi. Chissà. A vederlo così mi sembra tutto piccolo e ovviamente incasinato. Non riesco a immaginarlo, che figata. Morta. Anzi, sono morta. Super soddisfatta, ma stai due giorni devastanti. Se ripenso al caos che c'era ieri rispetto ad adesso, non ci credo nemmeno, veramente. Però super. Sarebbe stato troppo facile prendere una ditta di traslochi e smaltimento. No, scherzo. È che in realtà siamo ancora in attesa di preventivo, di capire tutto. E quindi anche un pochino guardandoci nel portafoglio abbiamo detto, senti, intanto facciamo il possibile noi con le nostre forze. E poi quando avremo la ditta e tutto, saremo già a buon punto e andremo avanti da lì. Forse non l'ho specificato, ma quello che stiamo sistemando è la parte che mia mamma ha acquistato, attaccata alla mia casa, alla casa dei miei nonni, ormai 6-5 anni fa. E quindi tutto il caos, lo sporco, eccetera, non è roba dei miei nonni, ma è roba dei vicini di casa, che sono scappati praticamente. Se non ci fosse stata questa cosa del 110, se io e Jimmy non ci fossimo trovati nel momento giusto, nel posto giusto, nel momento giusto a pensare a questa cosa e anche nella nostra condizione, quindi lui, insomma, tante cose ci hanno portato a questo momento, cioè questa casa sarebbe stata inabitata per altri chissà quanti anni, quindi boh, comunque. Ciao Wolverine! Dobbiamo fare una foto da... Vieni! Sì. Vieni! Siamo, non ti si vede! Si poteva fare una foto? Polanini! Si poteva fare una foto? Zitta, si disturba le api! Nulla, nulla! Allora, chiudo l'acqua... Oggi inizia lo sgombro della stanza messa peggio in assoluto. Questo è veramente l'emblema dell'inciviltà di quelli che abitavano qua. Siamo in fase di svuotamento dalle bottiglie di vetro. Le stiamo ovviamente separando i tappi dal vetro. E guardate cosa ho trovato prima. Cioè là dietro, guarda Jimmy, c'è una mini moto. No, vabbè, cioè, è a motore, ha due motori. Cioè, si va a portare via un quella. C'è di tutto, io veramente. Mamma mia, questa sarà tosta. Però ci sono un sacco di oggettini interessanti, come tutti questi attrezzi di ferro. E anche qui sarà da fare una bella cernita. Insomma,
Divertimento! Yes! Oddio! Stanco? No, via che la spezzi, che anche quella è un po'... Oddio! No, l'ho trovata da qualche parte in casa. Direi che oggi abbiamo fatto un bel lavoro. Stanchissimi. Sei volubile comunque, eh? Cioè... Non so, mi sembra aver fatto poco, però... Non pensavo così, secondo me è quelle due o tre scopettate. Sì, allora posso dire sinceramente, a me il fatto di spazzare il pavimento fa tantissimo. Non so se te ne sei accorto, ma su ho pulito tutto. Cioè, il pavimento fa la differenza, sì. Te lo sgombra, no? Pavimento sporco non si è fatto niente, pavimento... Pulito si è fatto tutto, bravissimi. Siamo pulito. Smaltire. Siamo pulito, qui abbiamo accatastato tutto per la discarica. Purtroppo qui non c'è niente recuperabile, mentre ciò che abbiamo recuperato abbiamo provato di là e stiamo ponderando su quelle sedie. Direi che svuotare la cantina ha portato i suoi regalini, un sacco di damigiane che, e anche questa bottiglia lunga che so più o meno già come le impiegherò, ma non vedo l'ora di sistemarle e divertirmi. Oggi mi sono fatta un po' prendere dallo sconforto, perché svuotare la cantina è stato e è ancora un'impresa molto ardua e molto difficile, e nel momento in cui dovevo iniziare ho guardato tutto quel macello, ho detto poi mi sono rimboccata le maniche e tutto. Ammetto che ancora non sono pienamente soddisfatta, e nonostante abbia fatto tantissimo mi sembra non aver fatto niente, però devo sistemare, però abbiamo portato avanti e siamo riusciti. Insomma, sono super contenta di fare tutto questo, però a volte vedo delle difficoltà grandi, ad esempio lo smaltimento di tutto questo, perché dovremmo chiamare un'impresa. Nonostante io vorrei regalare qualche mobile a qualcuno, perché secondo me e secondo noi meritano seconda vita, solo che non a casa nostra, però non riusciamo a trovare nessuno che li voglia, quindi li devo distruggere anche quelli, e mi dispiace, nonché sono un ulteriore costo per lo smaltimento. Insomma, lo ripeterò sempre: se lasciate una casa, non lasciate tutto dentro, vi prego, fatelo per gli altri. Buongiorno, oggi 5 maggio 2021, dopo aver sgomberato tutta la parte di là, iniziamo con lo sgombro della parte di su, perché anche questa zona andrà risistemata, un po' come diventerà un po' una specie di deposito, non si sa ancora cosa si vuol fare, però intanto va sgomberata. E ci entriamo per la prima volta. Vedi come mi ribalto, Vi faccio vedere, oddio santissimo, uccidetemi. Allora, questa in realtà è la roba che hanno depositato i miei nonni, la mia famiglia, quindi finalmente arriviamo alla mia roba, e questa sarà ancora più difficile, o meglio, sarà difficile rispetto all'altro, perché questa roba che io voglio guardare, selezionare, vedere cosa mi... che ricordi mi stimola. Ad esempio, lo vedo già, forse non lo vedete, ma quel robo rosso laggiù è un vecchio slittino che usavamo io e mio fratello. Già, quindi sarà bella tosta e impegnativa, ma siamo pronti! E questo è profondissimo! Vabbè. Ishi! Ecco, ve l'ho detto, sarà tosta, perché qui io non vorrò buttare nulla. Fashion Week. Non voglio andare a fare il tronista, per carità di Dio. Io voglio fare le più grandi passerelle del mondo. Andiamo, vai, muoviti. Che fai? Siamo pronti ad affrontare questo! Sono felicissima perché in questo magazzino dove i miei nonni hanno accatastato un po' tutto c'è tantissimo materiale da recupero.
ho trovato una bellissima scatola in legno, ho trovato i barattoli di vetro della Bormioli, ragazzi, cioè mia nonna aveva le mie stesse passioni, cioè mettere le cose nei barattoli, sono nuovissimi, perfetti, basta solo sanificarli e lavarli, ma poi soprattutto ho trovato tantissime piastrelle e queste sono piastrelle bellissime, cioè questo è proprio marmo. Stupendo, ovviamente sono dei ritagli, sono i rimasugli di Padova, però se riesco a racimolare qualcosa sarei felicissima. E per non parlare di queste porte di ferro, che sono i vecchi infissi di questa casa, e le porte di legno che sono qui usate come travi, insomma. Non vedo l'ora davvero di riuscire a sbaraccare tutto e fare una cernita, capire cosa c'è, ma sono super positiva. Ho ritrovato un po' il mio mood positivo ritornando qui in, e vedendo il deposito dei miei nonni, che insomma è meno di scarica rispetto a quello degli ex vicini ormai, quindi c'è più oro e tesori nascosti, sono contenta. Bene, grazie nonni, grazie nonni! Oggi modalità picnic con queste tavole che in realtà sono servite per misurare lo spessore dei muri, adesso li utilizziamo come tavolini. Una volta per lo spessore, oggi come tavoletto. Quindi oggi all'11 maggio siamo ad aver finalmente liberati gli ambienti, iniziare lo spicchiettamento per aprire i muri e poi a fine estate inizieremo i lavori. Nel frattempo porteremo avanti tutta la parte burocratica, che sarà molto impegnativa, ragazzi. Io odio profondamente la burocrazia e tutto ciò che ne deriva, però cercherò comunque di condividere con voi anche questa parte e le varie cose, a chi ci affidiamo, eccetera, per i bonus. E basta. Spero che questo video vi sia stato utile, spero che vi sia piaciuto. Seguiteci sulla nostra pagina di Cavecchia, condividiamo un sacco di cose inerenti alla casa, all'how to, insomma, cose che non sono prettamente legate al mio profilo, ma che comunque io voglio condividere. E basta. Spero che questo secondo video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Noi ci vediamo al prossimo video.